tesi ad operare tagli sugli stanziamenti proposti, ad approvare uno schema di bilancio nell'imminenza dello spirare del termine del 30 di aprile, non in linea con i limiti posti dal patto di stabilità. Tuttavia, la necessità di dover recuperare legittimità sostanziale al documento di bilancio e dare sostanza alla possibilità di rientrare nei limiti del saldo obiettivo imposto dal patto per il nostro comune, ha indirizzato la Giunta ad elaborare una manovra di grande respiro che coinvolge tutti gli apparati amministrativi del comune. Il tutto è stato trasferito in un atto, la delibera GM 302, che ben conoscete, in quanto ritenuta di vitale importanza per le sorti dell'ente, come tale trasmesso ai consiglieri quale allegato fondamentale ed integrativo dello stesso bilancio 2010. Operazione in linea peraltro con quanto è stato fatto in altri comuni e, per quanto ci riguarda, in maniera particolare in linea con quanto fatto dalla Regione Puglia, che avendo sforato il patto negli anni 2008-2009, all'inizio di marzo di quest'anno ha fatto una manovra correttiva di congelamento di una centinaia di milioni, sia in conto residui sia in conto competenza, al fine di poter rientrare nei limiti imposti dal patto di stabilità. Tornando a noi, l'azione di tagli e congelamento della spesa danno spunto ad una considerazione, che è questa: oggi più che mai, pur in presenza della grave crisi in cui versa il nostro Paese e tutta l'Europa, è necessario che il Parlamento e il Governo prendano seriamente in esame una serie di proposte di modifica, di integrazione, una diversa modulazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità, tese ad allentare talune misure restrittive ora vigenti e penalizzanti, soprattutto per quei comuni come il nostro, che ha ingenti risorse finanziarie e non può utilizzarle. Ad esempio, sarebbe utile non considerare ai fini del patto di stabilità, sarebbe utile, ragionevole, le somme rivenienti dall'avanzo di amministrazione che potrebbero essere utilmente utilizzate in investimenti per opere e lavori pubblici e che sicuramente porterebbero giovamento all'economia e all'occupazione. Più in generale, dovrebbero essere allentati i freni per le spese di investimento. Come pure sarebbe utile non considerare ai fini del patto i finanziamenti che il nostro comune, come altri, capofila nella gestione dei piani sociali di zona, insieme ad altri 10 comuni, è tenuto a registrare nella propria contabilità somme che sono utilizzate appunto per 10 comuni e per dalla ASL per l'attivazione nel territorio di servizi di carattere sociale e sanitario. A questo punto, fermi restando gli esiti della gestione finale del 2010 con riferimento al patto di stabilità, che in caso di mancato rispetto farebbero scattare tutte le sanzioni previste nell'esercizio 2011 e che abbiamo già avuto modo di conoscere l'anno scorso, questo fatto verificabile in concreto solo a consuntivo, nella proposta di bilancio di previsione del 2010 che è posta all'attenzione del Consiglio, il totale delle spese correnti è determinato, come dicevo, nella seguente cifra, 18.762.950. Dall'analisi economica funzionale si rilevano le seguenti risultanze ripartite per interventi.
Intervento 01, personale, 6.954.345, pari al 37,06% della spesa totale. Intervento 02, acquisto beni di consumo, euro 790.700, pari al 4,21. Intervento 03, prestazione di servizi, 9.536.107, pari al 50,82%. Intervento 04, utilizzo di beni terzi, 94.310 euro, pari allo 0,5. Intervento 05, trasferimenti, 1.637.837, pari all'8,72%. Intervento 06, interessi passivi e oneri finanziari, 652.235, pari al 3,47%. Intervento 07, imposte e tasse, 911.831, pari al 4,85%. Intervento 08, oneri straordinari, 150.000 euro, pari allo 0,80. Intervento 10, fondo di riserva, 247.618, pari all'1,32%. Tra le spese sovraindicate sono rigide le spese relative al personale, all'utilizzo di beni terzi, agli interessi passivi e oneri finanziari, alle imposte e tasse, agli oneri straordinari, pari nel complesso al 46%.